Benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models. Ancora una volta il Robby vi presenta una uscita della Centauria della collezione aeronautica militare, la collezione ufficiale, e in, nella fattispecie il numero 15, che si riferisce all'F-104S ASA M del 37° stormo, che vedete qui nella sua cellophane, ben coperto. E praticamente ora non, io ho dato già un'occhiata alla confezione esterna, al packaging, e mi sembra tutto a posto, quindi prenderà il voto massimo. E prima di iniziare però vi chiedo di mettere un like sotto questo video se vi piacerà, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò uno di questi video. Ok, ora non mi resta altro che aprire e poi andiamo ad analizzare nel dettaglio sia il fascicolo che il modello. Bene, mi sono liberato dalla confezione. Come vedete ho come al solito il fascicolo a destra e il modello a sinistra. Prendo il modello e lo metto via, eccolo qua, ed andiamo ad analizzare il fascicolo. Come vi ho preannunciato prima, si tratta della 15ª uscita, l'F-104S ASA M del 37° stormo, 18° gruppo CIO, cioè caccia intercettori ogni tempo. Ok, andiamo a vedere in seconda pagina cosa troviamo. Il cartoncino lo mettiamo via e troviamo alla base della seconda pagina, come al solito, il rimando alla prossima uscita, che si tratterà del Fiat BR20 Cicogna della 9ª squadriglia, 23° gruppo, 7° stormo, bombardamento terrestre, BT. Poi il fascicolo, come al solito, continua con l'analisi dell'aereo. L'aereo è un F-104, è stata l'ultima versione, l'ASA M del 104, in servizio nell'aeronautica militare, e praticamente è stato... ha subito alcune leggere modifiche, per esempio la presa d'aria è leggermente più ampia, una modifica al cono d'entrata dell'aria, alcune leggere modifiche al propulsore che forniva una potenza un po' maggiore. E per questo motivo ASA, che significa aggiornamento sistema d'arma, cioè la versione precedente, cioè successiva all'essima precedente all'M, e era appunto precedente, e l'M, essendo l'ultima, aveva come significato modificato, e quindi l'ASA modificato in meglio, ovviamente. Bene, questo velivolo ha praticamente portato l'aeronautica militare nel nuovo secolo, e quindi è stato sostituito dagli F-16A, che abbiamo trattato in un video recente, ed ha avuto praticamente una vita operativa lunghissima, praticamente dal 1964, 63-64, quando è entrato in servizio nell'aeronautica militare italiana, è arrivato praticamente al 2000. Una vita tecnica anche molto molto spinta nel tempo. Il velivolo è conosciuto universalmente, è stato trattato in ogni modo, e l'aeronautica italiana lo ha sfruttato in tutti i ruoli praticamente, al di fuori forse che nel ruolo per cui era stato concepito, cioè l'intercettazione ad alta quota, che praticamente i caccia italiani non hanno mai operato, all'infuori di qualche breve zoomata all'inseguimento dei MiG-25 sovietici che facevano delle missioni spionistiche sull'Europa provenienti dal settore est della Russia. E qui vediamo svariate fotografie, bella questa fotografia di una formazione di 4 a diamante, vedete, sulla sommità di un looping, con tutti e 4 i velivoli rovesciati, e qua lo troviamo con la conformazione classica, con i serbatoi alari e i 2 missili Aspide sotto nei pylons, e qui praticamente all'interno, al centro, troviamo
un bel disegno del modello che vedremo dopo, il 3701, con tutte le elencate le varie parti principali del velivolo, quindi iniziando dal cockpit, che è quello ovviamente, per proseguire con l'avionica che era contenuta in questo settore dietro l'abitacolo, il motore, un General Electric J79 o J79, molto meglio, è il suo vero nome, gli aerofreni ad apertura laterale, si aprivano in questo modo, così, e poi il gancio d'arresto, del quale ho parlato brevemente nel video sull'F-104, sul TF-104, il cavo d'arresto alla Blissback, cioè ai cavi di arresto che ci sono su tutti gli aeroporti nei quali atterrano e decollano aerei militari, la pinna ventrale e le pinne laterali, questo aveva anche due pinne laterali per migliorare la tenuta e la stabilità sull'imbardata, è una cosa di cui parliamo molto spesso, o meglio gli faccio cenno spesso a questa cosa in quasi tutti i video. Poi i serbatoi supplementari da 645 litri, le prese d'aria caratteristiche, considerate che questa presa d'aria quando venne presentato nel 1954 era segreta, quindi venne presentato alla stampa con queste prese d'aria completamente coperte, creando molto sconcerto tra i giornalisti e tra le spie russe che lo avevano fotografato. E poi le insegne a bassa visibilità, ecco qua. Infine la sonda anemometrica, ovvero sì, il tubo di Pitot, e io dico il radome dove ci sta il radar. E questo velivolo ha tutta una serie di caratteristiche tecniche per le quali io potrei parlare fino a domani, non lo faccio naturalmente, però mi dispiace un pochino perché amo molto questo aereo, questa Formula 1 del cielo, mi piace molto e la conosco abbastanza bene. Sotto nella pagina, nella parte bassa della pagina, troviamo tutta una serie di aviazioni, di aeronautiche che hanno adottato questo velivolo, non ci sono tutte, però le elenchiamo. La Germania, che è stata la prima ad avere questa modifica del timone fatto in questo modo, prima la versione C arrivava solo all'altezza dell'ugello del reattore, questa estensione è stata fatta appositamente per la versione tedesca, poi Taiwan, e poi la versione canadese, che è una versione G con alcune modifiche fatte espressamente per il Canada, quella giapponese, stesso discorso, è una versione G, anche questa con alcune altre modifiche richieste dal governo giapponese, e la versione americana, che come potete vedere ha un'estensione minore, perché gli Stati Uniti hanno eliminato l'F-104C, questa è una versione C+, con molto anticipo. La Lockheed ha venduto tutto questo materiale all'estero, praticamente, perché l'aeronautica LUSAF ha eliminato il 104 con estrema rapidità, secondo me, facendo anche un errore. E in ogni caso c'è da dire che prima di eliminarlo, negli anni 58-59, il 104 americano è riuscito a diventare l'aereo che ha fatto il record di altitudine con 103.000 piedi, un volo eccezionale del quale un giorno o l'altro dovrò parlarvi, con il capitano Joe Jordan, che ha fatto una cosa pazzesca con quel record, e ha detenuto anche il record, contemporaneamente anche il record di velocità, sempre in circuito chiuso, oltre Mach 2.2, quindi circa 2300 rotti chilometri all'ora. Bene, andiamo avanti, altrimenti non mi fermo più, e alla fine troviamo un articolo che ci parla dei 104S che hanno partecipato alle operazioni in Kosovo, praticamente facevano delle Combat Air Patrol, delle CAP, quindi pattugliamento aereo,
in collaborazione con Magic, che non erano altro che gli aerei radar Boeing e 3A Ewoks, che appunto coordinavano tutte le operazioni aeree che si facevano appunto sul territorio jugoslavo. Bene, andiamo alla fine con altre due belle fotografie, bella questa in rullaggio, è molto bella, purtroppo è piccola, e quindi chiudiamo il fascicolo e andiamo a vedere l'aereo. Scusate, il modello. Eccolo qua il modello. Il modello è sempre in scala 1-100, confermo, vedete 1-100. E dentro il suo blister, ora diamo un'occhiata, troviamo come al solito le concessioni dell'aeronautica, vedete, dal servizio di difesa e aeronautica militare. E ora andiamo ad aprirlo e poi lo analizzeremo per benino. Ecco qua, ho liberato il modello dal Plexiglas, dalla confezione. Andiamo a vedere la base, cosa c'è scritto. Vediamo il simbolo dell'aeronautica militare e leggiamo F-104 ASAM, 37° stormo, 18° gruppo, caccia intercettori ogni tempo. Perfetto, montiamo immediatamente il pylon che poi ci servirà per piazzare il modello alla fine. Vediamo un po', eccolo qui. Questo è pronto. Ed ora diamo un'occhiata a questo bel 104. Il 104 si presenta, dalla Centauri, si presenta piuttosto bene, in questa colorazione così a bassa visibilità. Troviamo che è fatto benino. I particolari strutturali non sono messi troppo in risalto. Ci sono probabilmente, ci sono probabilmente dei problemi di qualche tipo a fare i particolari stessi, perché qui siamo abbastanza nel fatto male. Vedete, tutta questa parte, i due semigusci sono stati saldati molto così grossolanamente, e questa cosa naturalmente non depone a favore del modello. Peccato, perché il TF-104 aveva le ali semistaccate qua alla radice, mentre qui queste almeno sono fatte per il verso. E questo qui invece ha questo fondo così fatto un po' a cavolo, che non rende giustizia a questo modello. Vedo comunque che particolari alcuni particolari sono stati riportati. Qui vediamo gli aerofreni, per esempio, si vede il timone con i fregi caratteristici dello stormo del 37°. La presa d'aria è fatta abbastanza bene. Adesso io provo a illuminarvela perché non mi sembra che sia molto visibile. Ecco, ve la porto più vicino, vedete? La presa d'aria è abbastanza, diciamo, fatta benino, dai. Nel settore del muso, invece, nel settore anteriore, abbiamo l'abitacolo, che anche questo è abbastanza scarno. Si vede probabilmente il seggiolino eiettabile, la parte di appoggio della testa del pilota. Nella zona posteriore, sì, vabbè, questo è una scala 1-100, quindi è difficile metterci dei particolari. Comunque, diciamo che è passabile. Per il resto, ci si vedono i particolari. Vedete, qui nelle ali, vi faccio vedere, si vedono gli alettoni e i flap. Questo aveva i flap soffiati praticamente, cioè nel senso che. Un attimo solo, che ecco il laser, che questa parte qui, vedete, questa parte qui e questa parte qui si abbassavano come a mo' di flap, come fanno in tutti gli aeroplani, però erano soffiati, nel senso che c'era un sistema di soffiamento dello strato limite per aumentare la portanza, e per questo motivo, siccome prelevava aria calda dal 17° stadio del compressore,
per spararla qui, e praticamente il velivolo doveva atterrare con oltre il 75% della potenza inserita, un pochino come fanno i caccia sulle portaerei, che atterrano col motore dentro, come si suol dire. Ed era uno dei tanti motivi per cui questo velivolo, oltre al fatto che aveva, come vedete, aveva le ali inesistenti, comunque era uno dei tanti motivi per cui questo velivolo atterrava a 280-290 km orari, quindi delle velocità altissime per l'atterraggio. E per il resto, nella zona posteriore sono riportate abbastanza bene le pinne di stabilizzazione per quello che riguarda, come dicevo, vedete quella centrale e le due laterali, che sono caratteristiche degli F-104S ASA e ASA M ovviamente. Non erano presenti sulle versioni precedenti di tutti gli altri paesi, e praticamente c'è anche riportato il gancio, vedete, è lì il gancio che dovrebbe ingaggiare la Blitzback in caso di necessità. Eccolo lì, forse si vede, però forse è meglio che ve lo faccio vedere in luce. Eccolo, così si vede proprio bene. Ora, come dicevo prima, di questo velivolo potrei raccontare molte cose, ma questa è una presentazione di un modello. Sarebbe meglio che facessi, immagino, un video dedicato a tutte le curiosità che contornano, che circondano anche la leggenda di questa macchina. Una macchina stupenda, una vera Formula 1 del cielo, che ancora, come potete vedere, dalle linee è estremamente moderna. E quindi non è detto che non faccia un video dedicato, però come modello la Centauri, diciamo che ha fatto un modello senza infamia né lode, che è guardabile, quindi ha anche una consistenza come struttura, non è troppo piccolo, e probabilmente meglio di così non potevamo fare. Rimane il fatto che non mi piace troppo questa linea di congiunzione, e per quanto mi riguarda calerà molto, e mi dispiace, il punteggio di questo modello. Anche qui non è fatto granché perfettamente, vedete, in questa zona, vedete come è stato attaccato così alla carlona, secondo me, proprio senza nessun ritegno. Peccato perché questa macchina è fantastica, è bellissima. Quindi vi faccio notare anche i due serbatoi laterali. Questi qui erano serbatoi del cherosene, per aumentare l'autonomia, perché ovviamente non avendo solo i serbatoi in fusoliera, non avendo le ali così sottili, ma sottili, queste erano delle vere e proprie lame, e non poteva avere i serbatoi nelle ali, quindi per aumentare l'autonomia doveva montare i serbatoi ausiliari, e sotto soprattutto non ci hanno messo i pylons, almeno un paio di pylons con un paio di aspide li potevano mettere, però l'hanno fatto così pulito, e vabbè, ce lo teniamo così. Va bene, io a questo punto provo a inserirlo, sperando di non rompere nulla, provo a inserirlo nella sua base. Proviamo a vedere se ci sta. L'inserimento è buono. Eccolo qui. Ci sta benissimo. E posso anche chiudere la recensione dicendovi che, ai, anche in questo settore ci picchia. Anche qui ho fatto un po' male. Mi tocca metterci le mani a questo modello. Mi tocca metterci assolutamente le mani. Eh sì. Va bene, come dicevo, chiudo questa recensione invitandovi a mettere un like, ovviamente, se vi è piaciuto questo video, a iscrivervi al mio canale e a pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni o di questi video in genere. E naturalmente alla fine ci saranno dei voti che dico ora, perché così avrete la sorpresa di vederli nella tabella finale, e praticamente
come dico sempre, vi saluto. Io sono il Roby, questo è il canale di Fly Roby Fly Models. Anche qui ho fatto piuttosto male, no, notarella, vedete, in questo punto non è fatto benissimo, ve lo faccio vedere più da vicino, così, vedete, lì proprio è fatto un po' a cavolo. E come dicevo, questo è il canale di Fly Roby Fly Models, vi ringrazio di essere rimasti fin qui con me e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!